Grazie, bentornati su Itinerari di Pesca con un nuovo IDP Review. Ce l'ha chiesto Cesare Morales di fare questa review e sinceramente sì, ok, la facciamo. Quest'oggi parliamo di una bolognese che ci ha accompagnato in fiume molto spesso ed è veramente qualcosa di eccezionale. Una top di gamma Tubertini, ma come si chiama? Level Dominator. Una piccola descrizione? Vediamola. Level Dominator sono la punta di diamante delle bolognesi made in Tubertini. Rappresentano una serie di bolognesi dal diametro contenuto costruite in carbonio ad alto modulo con doppio rinforzo radiale di carbonio ultralight. Queste canne si fanno apprezzare per l'ottima maneggevolezza, reattività ed assoluta affidabilità. Disponibili montate con anelli molto leggeri con telaio black e pietra sick. L'impugnatura è in light rubber ed il tappo posteriore è a scomparsa. Sono disponibili nelle misure da 5, 6 e 7 metri. La 5 metri ha un diametro di 19,4 mm, un peso di 182 grammi, 5 sezioni, un ingombro di 138 cm da chiusa e una potenza da 0,20 grammi. La 6 metri ha un diametro di 22 mm, un peso di 249 grammi, 6 sezioni, un ingombro di 140 cm ed ancora una volta 0,20 grammi di potenza. 7 metri ha un diametro di 24,8 mm, un peso di 342 grammi, 7 sezioni, ingombro da 141 cm e potenza 0,20 grammi. Ottime canne per la pesca del cavedano ultralight, ma si sono dimostrate veramente potenti e performanti anche nella pesca del barbo e della carpa. E dopo la scheda tecnica, il commento del pescatore. Che dire, io non sono un pescatore, non ero un pescatore di passata. Ho cominciato con una bolognese molto più robusta, una vecchia Mitchell di tanti anni fa. Quando ho preso in mano questi oggetti, la 6 e la 7 metri, che diciamo abbiamo noi in dotazione come tenere di pesca, della Tubertini, sono rimasto veramente scioccato dall'eleganza di questa canna da pesca. Con un casting che ci permette un range veramente ampio. L'abbiamo usata per pescare cavedani, barbi in fiume, ma ha saputo combattere a testa alta anche con le carpe del cerchio, che come sapete sono vere e proprie belve selvagge, pronte a portarci via nell'acqua se non stiamo attenti. Quindi sinceramente un pezzo veramente ben rifinito, con ottima potenza, ma allo stesso tempo sensibile e flessibile, lavora benissimo dal manico, dal calcio della canna fino alla vetta. Che dire, un voto per questa top di gamma made in Tubertini? Il DP Plus, meritatissimo. Detto questo ragazzi, vi ricordo come sempre che se il video vi è piaciuto di cliccare mi piace, commentare, condividere e iscrivervi al nostro canale. Venite a trovare un po' ovunque sul web, vi basta cercare Itinerari di Pesca o Itinerari di Pesca Italia. Siamo un po' da tutte le parti. Detto questo vi saluto e vi ricordo come sempre il nostro motto, catch and release.